Organizzata dall'associazione Mangiare Bene e Non Solo, si è svolta al centro commerciale Papiri di Siracusa la manifestazione Il sapore della nostra tradizione, dedicata alla realizzazione del pane di San Giuseppe. Organizzata dall'associazione Mangiare Bene e Non Solo, l'iniziativa ha visto impegnati gli alunni dell'Istituto Federico II di Svevia, che hanno dato vita ad una vera e propria dimostrazione pratica molto apprezzata dai presenti, che hanno potuto degustare il tradizionale pane di San Giuseppe. Anche le cake designer Sabina Proni e Melania Zanti hanno realizzato una torta in pasta di zucchero e decorato le tradizionali uova di cioccolato, mentre lo chef Giuseppe Caroprese ha proposto al pubblico un'altra ricetta utilizzando i prodotti tipici del Mediterraneo. E stasera ho preparato del tonno alla siciliana. Gli ingredienti sono del tonno, della cipolla, delle olive, dei capperi, dell'aglio, dell'origano, del rosmarino, tritate del prezzemolo fresco. È un pesce di grandi dimensioni e diciamo che in cucina oggi lo possiamo trovare in diversi modi, sia in carpaccio oppure tartare oppure fatta a trancio o scaloppa. Dopodiché cosa possiamo dire? Che un gusto del tonno è un gusto intenso e molto deciso, che siccome il tonno si presenta molto massiccio come carne, come polpa, e quindi hanno bisogno di una cottura leggermente delicata. Allora, oggi abbiamo realizzato una torta con la pasta di zucchero, abbiamo creato dei fiori con la gumpast, una pasta particolare che si usa nel campo del cake design, e abbiamo creato dei fiori di pesco e di mandorlo. E abbiamo assemblato il tutto e abbiamo creato questa torta a tema primaverile. La torta è stata anche pitturata a mano con i colori alimentari e con l'alcol, quindi con le venature. E poi abbiamo realizzato le uova di Pasqua, stiamo realizzando le uova di Pasqua sempre con la pasta di zucchero e con gli stampi adatti per la Pasqua. Realizzati anche gli immancabili cavatelli. La caratteristica tavolata adornata dagli alunni dell'Istituto Alberghiero, che hanno mostrato al pubblico anche le varie tecniche per piegare i tovaglioli, è stata visitata da numerosissime persone che hanno trascorso un pomeriggio all'insegna dell'enogastronomia, gustando numerosi prodotti realizzati e distribuiti gratuitamente dagli organizzatori.